Assessore, un'altra questione molto spinosa è quella dell'accoglienza, quindi continuano gli sbarchi quotidianamente di immigrati che scappano dalla guerra e per cercare un futuro migliore, migliore magari proprio nei nostri territori. C'è stata una polemica che ha riguardato il no dei comuni per accogliere dei minorenni, quindi se possiamo anche in questo caso dare un quadro veritiero di come stanno le cose, tenendo conto che probabilmente ormai il Molise forse è anche saturo di tanti immigrati nei nostri territori che sono molto piccoli. Ma intanto io voglio fare un apprezzamento a tutti i comuni del Molise, alle associazioni di volontariato, agli operatori di questo settore, che in particolare la Caritas, la comunità di Sant'Egidio e tanti altri che immeritoriamente hanno accolto in questo ultimo anno un poco meno di 2500 migranti. Molti di loro sono andati via, nel senso che non hanno fatto in tempo ad arrivare e avevano evidentemente familiari in altre parti d'Europa, e noi non dobbiamo costruire dei lager, noi dobbiamo semplicemente cercare di metterci a disposizione di chi scappa dalle guerre e che evidentemente giustamente mira anche a raggiungere la propria famiglia. E proprio di stamattina una storia che ti stringe il cuore, quel bambino nascosto nella valigia perché il papà ha pagato a questa ragazza marocchina per fargli passare la frontiera di Ceuta. Cioè, la vicenda dell'immigrazione dovrebbe interrogare le coscienze di ogni uomo in questo periodo storico, superando anche barriere culturali, preconcetti e pregiudizi. Il Molise però, lo dico anche a voi che fate informazione, è la regione che ha risposto più di tutte quante le altre in Italia. L'altro giorno c'era una statistica che diceva che per ogni 261 residenti c'è un immigrato che è stato accolto. Le altre regioni sono lontanissime da questo target, si parla di uno ogni 1500, uno ogni 1400. Questo è stato possibile grazie allo spirito di solidarietà che è innato nelle culture delle nostre comunità e dei nostri territori. Dobbiamo soltanto fare in modo che l'accoglienza avvenga in maniera ordinata, piccoli nuclei per un gran numero di comuni, evitando di concentrare centinaia di immigrati in luoghi isolati e in posti piccoli dove è evidente che potrebbero nascere delle frizioni, delle contrapposizioni con le comunità locali, e soprattutto gli immigrati non possono essere parcheggiati come pacchi postali. Vanno fatti progetti per l'apprendimento della lingua italiana, di integrazione, di impiego lavorativo gratuito, come sta facendo anche il prefetto di Campobasso con molti comuni. Quello che noi possiamo fare è dare un aiuto alle piccole comunità che vogliono scommettere in questa direzione, perché, lo voglio ricordare, sono arrivati in Molise 20 milioni di euro di finanziamento che vanno direttamente ai comuni e agli operatori. Sono stati creati più di 500 posti di lavoro, psicologi, assistenti sociali, mediatori culturali, interpreti, oltre a tutto il personale che deve evidentemente essere impegnato nell'attività anche di custodia, della mensa, di servizio o cose di questa natura. In un momento come questo, dove l'Europa mette a disposizione del Molise per tutto il Fondo Sociale Europeo dei prossimi 6 anni 47 milioni, essere stati capaci di far affluire nelle nostre comunità, anche il più piccolo dei comuni, 20 milioni di euro, e aver messo su, come a Casa Calenda, per 11 minori si è riaggiustata una scuola, arriva 1 milione di euro e una cooperativa locale assume 12 disoccupati del posto per dare una risposta a dei bambini che sono stati iscritti lì nelle scuole, hanno salvato anche i posti di lavoro degli insegnanti e dei professori, rianimando la comunità locale. Ebbene, io immagino che il futuro, se ben strutturato e ben organizzato e tenendo lontano coloro che invece vogliono speculare su questo fenomeno, sia politicamente, creandosi una nuova immagine gridando all'undore verso lo straniero, e sia coloro che ci vogliono speculare sul piano finanziario, perché magari li ammassano in strutture, si limitano al vitto e all'alloggio, si prendono i soldi, e però queste persone sono sostanzialmente abbandonate a se stesse dopo un po'
po' di tempo reagiscono e possono diventare anche un elemento di instabilità delle comunità locali. Quindi se facciamo le cose per bene, in maniera seria, possiamo per una volta anche essere orgogliosi che una terra piccola e povera del Mezzogiorno d'Italia, per una volta siamo i primi in Italia per aver fatto una cosa che umanamente è molto bella. Non è sufficiente mettersi a piangere di fronte agli 800 morti dell'ultima strage del Mediterraneo e poi non avere il coraggio e la coerenza di costruire percorsi perché quando questi arrivano in Europa ci possano essere inclusioni, integrazioni e accoglienza.